Avevo 9 anni. Ero in strada, i miei nonni erano a fare delle compere in un negozio. Io davanti alla porta inizi a cantare e si fece un cerchio di persone e io ebbi questo applauso e da lì ho capito che mi piaceva cantare. Mi chiamo Perna Concetta, il mio nome d'arte è Laisa Lipari, ho 67 anni e vivo a Pistoia, ma sono di Lipari. E le isole non ti danno l'opportunità di poter cantare con delle scuole. Andavo nei luoghi dove nonna mi accompagnava e mi facevano cantare. Cantavo in chiesa, cantavo anche durante la scuola, tanto più che i presidi mi buttavano fuori perché mi trovavano su una cattedra e io cantavo e ballavo. Via, espulso dalla scuola. Ero già grande. Mi sposo e dopo il primo figlio, Lorenzo, 8 mesi, e dico a mio marito di andare a Roma. Appena sono arrivata a Roma ho cominciato a prendere contatto con dei grandi professionisti, con delle grandi case discografiche e ho incominciato a lavorare come cantante. Stavo cavalcando l'onda di successo, soltanto che il mio ex marito non voleva che io continuassi a cantare. Ogni volta che nella mia vita. Per cui vedevo un bivio che dovevo prendere e io che amavo la famiglia ed ero molto innamorata. Come un sole che non sorgerà. Ho scelto la famiglia. Soffre. Su, respira. E così ho smesso di cantare. Sono rimasta così. Chissà cosa potevo diventare. Mamma mia, sono così emozionata. Sei bellissima, sei bene. La voce ce l'hai. Pensa alle cose che ti fanno stare bene. A voi. E noi siamo qui, noi siamo lì. Buonasera, Laisa. Buonasera. Senti, Laisa, io so che la donna più importante della tua vita è la tua nonna. Sì. Che ha 101 anni. Mi vuoi raccontare qualcosa di lei? Sì, sono stata cresciuta dalla nonna perché i miei genitori erano molto giovani. E così sono dovuti venire via da Lipari e io sono rimasta con la nonna. E la nonna mi ha fatto da mamma, quindi sono stata cresciuta fin quando mi sono sposata. E so che dopo tante delusioni hai voluto tornare a vivere con tua nonna. Adesso sì, perché nonna ha 101 anni e adesso nonna ha bisogno di me. Quindi come lei ha cresciuto me, adesso io devo badare alla nonna. Sei molto carina a dire questo, perché insomma occuparci dei nostri anziani, soprattutto sì, quando ti sono stati così a cuore, perché sì, per te è davvero come se fosse una mamma. Sì, è come una mamma. Invece gli uomini ti hanno molto deluso. Sì, diciamo che per gli uomini ho dovuto rinunciare a questa mia carriera che avrei voluto portare avanti, a questo mio sogno. Quindi sì, sono stati molto deludenti. E non a caso hai scelto una canzone molto giusta in questo senso. Sì, questa canzone l'ho scelta proprio perché parla veramente di noi donne, che abbiamo bisogno anche della nostra libertà. Se dovessi tornare indietro cambieresti molte cose? Non andrei in un bivio e scegliere tra la famiglia e il lavoro. Penso che sceglierei il lavoro e la famiglia. Mi sembra bella, con questa frase sì, ti accompagno al palco. Prego, grazie. Prego Laisa, poi con un nome così. Grazie. Io credo che a te siamo uguali, vedi? Non credo proprio. Poi ti faccio vedere. Ma lei ce li ha segnati nel libricino lì. Scusa, ma contali lì. Lo sa. Ma io non ho contati tutti ancora. Contali. Che ci vuole? Adesso non posso. Ma non voglio contare. Che sono sparsi. Non voglio contare. E poi non te lo dico. Tanto io lo so. Eccola qua, la vostra mamma. Che bella mamma. Grazie. Questa volta giuro, ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro fin. Accidenti a te,
che mi fai soffrire e ti illudi che lasciarsi far ingiovanire. Che pezzo, eh? Brava. Che mi fai del male con la cattiveria già delle persone sole. Ripenso al giorno che ci siamo innamorati, troppo presto scongelati, in mezz'ora di felicità. E ora stai con me per comodità. Accidenti a te. E ti spacco da metà, di piangere tue lacrime ogni tanto, sicuramente a me succederà. Lo so, farò di tutto per scordarti, lo sai, mi trovo come te, ma consolarti con gli amori svelti, per una donna facile non è. Accidenti a te. Accidenti a loro, non si sono girati. Laisa. Lei è Laisa. Buonasera. Ciao. Ciao. Non Ciao. Vi siete girati? No, io non mi sono girato solo perché non fa parte, insomma, della mia idea, ecco, perché non è un genere. Anch'io. No, io non mi sono girato perché il pezzo è meraviglioso. Il pezzo è... E devo dire l'hai cantato bene, l'hai pure interpretato bene. Però mi sembrava avere un doppione tra quelli che ho scelto. Perché poi, sai, il problema non è tanto sceglierli, portarli, è quando poi li dobbiamo... Dobbiamo cominciare a lavorarci, cominciare sopra. Ad eliminarli. È lì che hai un pugno al cuore. Sì. Però ti posso dire una cosa, che io mi trovo pentito che non mi sono girato. Pur io. Grazie. Pur io. Perché la voce è bella. Non preoccupatevi, per me essere qui è già una vittoria. Essere venuta... A The Voice per me è stata veramente una vittoria. Brava. Grazie. Ci devi scusare. Grazie, grazie. Vieni con me. Grazie. Abbiamo Ciao, toppato. Laisa. Abbiamo Vieni toppato stavolta. Bravo. C'è pure una bella figura. Abbiamo sbagliato. Ci siamo sbagliati. Abbiamo Gigi. Sbagliato, sì. Bisogna ammettere anche quando uno sbaglia. Sì. C'è una sorpresa che comunque, se vieni qui vicino a me, voglio farti vedere in ogni caso. La nonna! Sì, sì. Lei si trova un bacio al mare. Bellissimo. E poi, credo che aspetterò presto per venire a casa, a casa. Ti interessa che tu torni a casa? È la tua nonna di 101 anni, sì, per, 101 anni, per consolarti, anche i tuoi ragazzi meravigliosi. Sì. Brava, Laisa, hai cantato una canzone, poi io so che significato aveva. Grazie, grazie. Grazie a te, ciao, ciao.